Eccoci tornati di nuovo in studio, sempre con il dottor Pelagalli e il dottor Battelli per parlare del linfonodo sentinella nella patologia oncologica della pelvi femminile, come di consueto nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Iniziamo da lei, dottor Pelagalli. Abbiamo Anna di Pedaso che chiede: è possibile che nella identificazione della presenza di micrometastasi al linfonodo sentinella si possa fare una diagnosi errata? Questa è una domanda che denota una conoscenza approfondita da parte della nostra telespettatrice. In realtà il linfonodo sentinella viene studiato sia per le macrometastasi che per le micrometastasi. Quindi la percentuale di errore inteso come falso negativo, perché ovviamente se è positivo si procede con l'intervento, è veramente molto esigua, è veramente molto esigua. E questa percentuale di errore si riduce se i linfonodi sentinella che vengono asportati sono bilaterali. Bene, poi abbiamo Ilenia di Ostra che chiede: il linfonodo sentinella è sempre e comunque rivelatore di un tumore? No, il linfonodo sentinella non è rivelatore di un tumore, è la stazione dove afferisce il tumore all'inizio, quindi è la prima stazione che viene interessata direttamente dal tumore. Se non c'è tumore, non c'è neanche il linfonodo sentinella. Poi abbiamo Margherita di Pedaso che chiede: l'assenza della presenza di tumore nel linfonodo sentinella garantisce che non vi siano anche in quelli periferici? No, direi che gli studi che sono stati condotti e che vengono ancora condotti per certificare la metodica dimostrano come tutti i tipi di tumore, dalla mammella fino al melanoma e così via, tutti i tipi di tumore possono fare il salto del linfonodo, a volte anche di intere stazioni linfonodali. Questa è una possibilità, per fortuna molto bassa, che però deve essere sempre tenuta in considerazione. In questo senso, l'integrazione fra gli esami preoperatori, in particolar modo TAC, risonanza magnetica, che possono essere rilevatori di una presenza di linfonodi più ingranditi a monte delle stazioni che noi immaginiamo essere sede del linfonodo sentinella, ci deve far propendere per un'eventuale esplorazione anche di quelle stazioni linfonodali. Bene, poi abbiamo Caterina di Loreto che chiede: come accorgersi se nel linfonodo c'è presenza di un tumore? È molto semplice, non è compito del ginecologo né tantomeno dell'oncologo, ma è compito dell'anatomopatologo. L'anatomopatologo deve fare un training molto importante perché a lui viene richiesto di identificare la presenza o meno del tumore in 10 minuti, che è la durata del tempo che noi aspettiamo la sua risposta, in un preparato a fresco, cioè un preparato che viene preso, tagliato e letto. Questo senza che vengano fatte poi tutte le colorazioni che normalmente richiedono più di 15 giorni. Quindi l'esperienza di chi legge l'infono sentinella è fondamentale. Bene, dottore. Poi, dottor Battelli, abbiamo Cinzia di San Severino che chiede: quali sono i sintomi per il tumore alla vulva? Il tumore della vulva è un tumore abbastanza raro che colpisce soprattutto donne sopra i 50 anni e soprattutto in percentuali molto elevate donne sopra i 70 anni. L'effetto, il primo sintomo che di solito accusano queste donne è un fastidioso prurito nella zona vaginale e vulvare. Quando poi viene colpita oltre alla vulva una parte della vagina, molto spesso ci sono dei sanguinamenti, quindi anche il sanguinamento può essere un primo sintomo che la donna riferisce. E poi, dottor Pelagalli, abbiamo una telespettatrice di San Benedetto, di cui non ho menzionato il nome, che chiede: come mai, nonostante nel linfonodo sentinella non si trovi traccia di tumore, si tende a togliere tutti gli altri? No, 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 non si tende assolutamente a togliere tutti gli altri. L'applicazione del linfonodo sentinella richiede un training conoscitivo da parte dei chirurghi, dei ginecologi in particolar modo, che devono essere anche dei ginecologi oncologi. Se noi crediamo nella metodica e applichiamo scientificamente la metodica, non togliamo nessun altro linfonodo, qualora il linfonodo sentinella sia negativo. Se è positivo, procediamo con una linfadenettomia sistematica. Bene, poi abbiamo Raffaella di Jesi che chiede: asportando il linfonodo sentinella, che conseguenze si hanno? La novità del linfonodo sentinella è proprio perché asportando il linfonodo sentinella in un intervento mini-invasivo e laparoscopico, le conseguenze sono davvero minime. Bene, poi abbiamo Giuliana Di Fano che chiede: la tecnica del linfonodo sentinella nel tumore all'endometrio è praticata ovunque oppure no? No, non è praticata ovunque, viene praticata in centri all'avanguardia.
richiede un training formativo molto importante da parte del ginecologo-oncologo, ma soprattutto anche del ginecologo-laparoscopista. Quindi abbiamo bisogno di due training importanti, una grande esperienza in laparoscopia e una grande esperienza in oncologia ginecologica. Bene. Poi, dottor Battelli, abbiamo Marta di Ancona che chiede: il carcinoma della cervice uterina può presentarsi anche dopo aver curato adeguatamente il papilloma virus? Purtroppo sì, abbiamo una varietà di ceppi di papilloma virus, per cui non possiamo coprirli spesso tutti con la vaccinazione. Tra l'altro la vaccinazione non avvalente è praticamente di poche settimane fa. Prima venivano colpiti soltanto dalla vaccinazione due ceppi e sono la maggior parte dei vaccini che sono stati utilizzati, per cui è possibile che, malgrado la vaccinazione, possa insorgere un tumore della cervice uterina, sempre provocato da altri ceppi del papilloma virus. Poi abbiamo Lucia di Castelfidardo che chiede: il Pap test è sempre attendibile? Il Pap test è attendibile nella misura in cui il citologo trova delle cellule alterate. È evidente che le cellule alterate possono darci un'informazione di una situazione che ancora non è tumore della cervice uterina, ma potremmo trovarci in una situazione che precede l'insorgenza del tumore stesso, e lì è fondamentale l'esperienza del citologo, perché il citologo ci può dire com'è la situazione reale. Siamo di fronte a una lesione precancerosa, allora ci possiamo accontentare di trattamenti mini-invasivi, quindi di trattamenti chirurgici tipo la conizzazione. Siamo di fronte purtroppo a un tumore già presente e conclamato, in questo caso bisogna fare una corretta stadiazione della malattia, quindi parlare col ginecologo, con il radiologo, fare un TAC, spesso una risonanza, talvolta anche una PET per capire qual è l'estensione della malattia, e quindi decidere l'approccio terapeutico migliore, che può essere sia chirurgico o in alcuni casi purtroppo anche un trattamento diverso, che può prevedere anche il trattamento chemioterapico iniziale. Bene. Allora, dottor Perlagalli, poi abbiamo Silvana di Macerata che chiede: nel caso accertato di carcinoma alla cervice uterina, il linfonodo sentinella va asportato oppure no? Allora, il linfonodo sentinella può essere sempre fatto, però nei casi, e chiaramente se viene fatto, viene anche asportato ed esaminato, però nei casi in cui la malattia sia francamente invasiva, quindi una malattia avanzata, viene fatto, ma il suo ruolo è fortemente ridotto rispetto alla colonizzazione potenziale di tutti gli altri linfonodi. Nelle forme precoci viene fatto e determina una valutazione generale di come sarà l'intervento successivo. Bene, poi abbiamo Maura di Montegranaro che chiede: nel caso di tumore al collo dell'utero, che relazione c'è con il linfonodo sentinella? Il linfonodo sentinella rappresenta la prima stazione di arrivo della malattia, quindi noi identifichiamo il primo step, dando per certo nel 99% dei casi che se quella è la stazione più rapidamente raggiungibile, sarà quella dove noi troveremo per primi le metastasi eventualmente presenti. Bene, noi siamo giunti al termine della trasmissione, ringraziamo i nostri ospiti per essere intervenuti, il dottor Pellagalli e il dottor Battelli. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento: i disturbi del linguaggio, di apprendimento e di comportamento in età evolutiva. Sempre il mercoledì alle 20.50 sul canale 11, il giovedì alle 20.45 sul canale 675 e la domenica mattina alle ore 11.50 sul canale 11. Vi ricordo come sempre che potete telefonare alcuni giorni prima alla messa in onda della trasmissione per porre le vostre domande, chiamando il numero 071 7574 372 oppure inviare un'email a onertv@libero.it. Vi ricordo inoltre che tutte le trasmissioni possono essere riviste su YouTube e che tutti gli aggiornamenti li trovate su Facebook, canale Salute. Arrivederci alla prossima settimana!